Anche qui c'è la domanda che interroga ciascuno di noi: com'è il mio linguaggio? È un linguaggio di pace o un linguaggio di violenza? Come credenti, noi sappiamo che il Signore è al nostro fianco quando ci camminiamo per i sentieri di pace. Ce l'ha detto Lui, beati pacifici. Abbiamo ascoltato anche il testo del profeta Geremia: vi lascerò trovare da voi, voi mi cercherete. Ecco cosa dobbiamo fare, iniziando questa sera, continuando questa sera. Cercare il Signore. Ma cosa significa questo? Significa prendere a leggere nella quotidianità la presenza di Dio, negli incontri che facciamo tutti i giorni, che ci sembrano normali, banali, ma forse sono carichi e densi di incontri spirituali. Nelle vicende lieti e tristi, nei dolori, anche nelle sofferenze che viviamo. Cercare il Signore significa entrare nella contemplazione della vita quotidiana attraverso gli occhi di Dio. Sempre in questa veglia di Pentecoste ci è stato ricordato che lo Spirito ci offre i frutti della sua presenza: amore, gioia, pace, pazienza. Tutti noi, almeno una certa età, che abbiamo ricevuto la confermazione, la cresima, in quella occasione ci è stato ricordato che lo Spirito ha incluso in noi i sette doni che servono per il cammino del discepolo, per la testimonianza. Facciamo memoria di quel momento, invochiamo lo Spirito, chiediamo a Lui che possa risvegliare nel nostro cuore, attraverso i suoi doni, questo desiderio di pace. Sono doni di Dio che servono per la quotidianità, per discernere le fatiche e le decisioni difficili. Infine, abbiamo ascoltato poco fa il Vangelo di Giovanni, che mette in relazione amore e osservanza della parola di Dio. Colui che ama, dice Gesù, è capace anche di ascoltare in profondità le parole di Dio e osservarle, cioè farne guida nel proprio cammino, nella propria vita. Purtroppo, diciamocelo con sincerità, facciamo fatica ad ascoltare, amare e a mettere in pratica. Il rischio costante per ciascuno di noi è che la nostra fede sia piuttosto un insieme di conoscenze, di regole da osservare, piuttosto che una relazione profonda di amore dove conosciamo e siamo conosciuti da Dio. Ecco perché significa che dobbiamo rinnovare le nostre promesse battesimali, che tra poco faremo con il suo gesto di espressione. Vogliamo ristabilire la connessione profonda tra noi e il Signore, quella connessione iniziata nel giorno del nostro battesimo. Forse non abbiamo capito niente, senz'altro, osservavamo piccoli, ma poi un po' alla volta il Signore si è manifestato, ha illuminato, ha aperto il cuore, lo ha ingrandito. Fratelli e sorelle, allora riprendendo l'idea iniziale di questa riflessione, per essere pavimentatori delle vie della pace, iniziamo dal nostro cuore, dalla nostra famiglia, dalla nostra comunità, dalla nostra diocesi. Dobbiamo fare spazio al Signore, che vuole camminare sulla strada anteriore che gli preparerà. Chiediamo a Lui il grande dono della pace per tutti coloro che in questo momento vivono il dramma della guerra, la divisione, la sofferenza, la separazione, la distruzione. Chiediamo il dono della riconciliazione.